chi c'è, chi non c'è, non qui ovviamente, ma a Cagliari. Beh, rimane a casa Rafe e Saviola, Valotti e Fernandinho, che insomma ha preso una botta ieri, poi insomma Fares che è venuto con noi, quindi questi sono quelli che non vengono alla trasferta di Cagliari. Gomez sta meglio, si era fermato? Sì, Gomez ieri ancora ha fatto parte, oggi però ha fatto con la squadra, sembra che stia insomma un po' meglio, anzi molto molto meglio, e quindi parte con noi. Come vuoi definirla? Fondamentale non credo, però insomma importante, uno snodo cruciale? No, cruciale. È una partita molto molto importante, è chiaro che mancano ancora 14 partite, quindi è una delle partite importanti che andiamo a giocare, quindi ho detto anche un po' quello che ha detto anche Gianfranco, quindi loro è un motivo per agganciarci, per magari metterci dentro, e noi insomma per magari distanziare ulteriormente la terz'ultima posizione, quindi è una partita molto molto delicata per entrambi, e quindi dobbiamo essere molto 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 concentrati sulla partita. Avete sistemato le cose contro la Roma, però in generale il dato dice che il Verona fa un po' di fatica in difesa, però anche il Cagliari, addirittura con Zola, ha preso più gol rispetto a quelli che prendeva con Zeman. Ma insomma, i numeri vogliono dire sempre qualcosa, ovviamente sicuramente che la fase difensiva in generale sia del Cagliari che del Verona sono sicuramente i nostri aspetti migliori, però insomma si cerca sempre di migliorare. Noi un po' con la Roma abbiamo tamponato quello che poteva essere un momento un po' in cui prendiamo gol molto facilmente, però ogni gara, come dico sempre, ha una sua storia, quindi col Cagliari dobbiamo essere solidi, quindi difendere meglio da tutti e possibilmente insomma attaccare come magari abbiamo fatto in alcuni frangenti con la Roma. Percentuale di testa, che percentuale di cuore serve domani? Ma percentuale si fa sempre fatica a prenderle, io credo che ci vuole tutto, riuscire a dare il massimo sia dal punto di vista appunto mentale, dal punto di vista appunto del cuore, delle gambe, caratteriale, insomma una partita delicata, ma credo che insomma i ragazzi lo sappiano, glielo ho sentito insomma anche in tante dichiarazioni fatte in questi giorni, quindi l'importanza è molto molto alta. Poi insomma, ripeto, mancano ancora dopo questa 13 gare, quindi ancora ce ne saranno, deve correre ancora tanta acqua, quindi però questa sicuramente è uno snodo importante. Mister, contro la Roma abbiamo visto secondo me una squadra molto più intensa, con molta più grinta, corsa, un ritmo molto più alto. Sono un po' questi aspetti che state ricercando in questo momento? Ma ripeto, quello in cui credo, che anche tante altre volte abbiamo avuto, salvo commettere magari qualche errore che hanno pregiudicato insomma la partita. Con la Roma ha avuto una sua storia, col Cagliari per tanti aspetti, come dicevo prima, ne ha degli altri, quindi dal punto di vista proprio anche mentale, psicologico, dobbiamo fare una gara veramente di grande sostanza, e come dico sempre, quello che conta poi è il risultato, che è la sostanza principale. Jankovic, oltre al gol appunto con la Roma, che peraltro c'è stata la doppia deviazione, però insomma la Lega ha deciso di darla a lui, domani compie gli anni, un altro giocatore, anche lui in fase difensiva, che riesce a fare molto bene i movimenti che tu richiedi. Mi viene la fase difensiva, però vedi, hai detto tu prima, ha fatto gol domenica, quindi gli attaccanti devono fare le due fasi, quindi al di là di Jankovic o Gomez, che insomma sono quelli che conosciamo, ma lo stesso Lazaro, Nico Lopez, chi gioca lì deve necessariamente sacrificare in questo momento qui, visto che anche l'aspetto difensivo è quello che un po' ci ha condizionato un po', credo che si debba difendere meglio e tutti insieme, quindi fa parte del sacrificio, e quindi questo è fondamentale, al di là delle qualità caratteristiche che uno può avere offensivo o meno, deve sacrificarsi in virtù insomma, di questa squadra in questo momento, insomma, dal punto di vista difensivo deve essere in tanti a difendere. Ecco, domani non si giocherà a mezzogiorno e mezzo, ma a un quarto all'una, questo quarto d'ora di ritardo voluto dall'Associazione Italiana Calciatori, per un atto dimostrativo, vista la situazione che aleggia nel Parma Calcio. Ma fa sempre fatica a parlare di cose comunque che ci toccano, non da vicino, ma insomma si vede davanti agli occhi di tutte le immagini quello che sta succedendo a Parma. C'è grande solidarietà da parte nostra, non so se 15 minuti possono dire qualcosa, sicuramente non molto, però è un segnale, sarebbe stato anche meglio un segnale più forte. Credo che in questo momento siamo tutti vicini, molto solidali a quello che è la situazione del Parma, e ci auguriamo tutti che
le istituzioni, chi per esso, debbano risolvere in fretta questa situazione che insomma, è molto molto delicata per il calcio italiano, ma in generale insomma, per tutti, quindi grande solidarietà, siamo vicini ai ragazzi che anche domani insomma, non giocheranno e non so se questo quarto d'ora possa significare, però io credo che tutte, sia i giocatori che gli allenatori, che tutte le situazioni e le associazioni devono essere vicini a questo problema che è grosso. In ultima ti chiedo, il recupero di Obadi secondo te può agevolare anche Taxidis, che magari ha meno compiti difensivi, visto che appunto potrebbe essere il play davanti alla difesa proprio il giocatore marocchino? Ma l'ho sempre detto, credo che è fondamentale sia il recupero di tutti i nostri difettivi, dei nostri giocatori, quindi lui è un giocatore che può giocare davanti alla difesa, quindi avere un'alternativa consolidata per Taxidis, e poi può giocare da centrocampista di destra, di sinistra, un giocatore insomma che non è giovane, quindi ha ben chiaro quelle che sono insomma, le situazioni anche mentali, ambientali che andiamo a giocare, quindi noi siamo molto molto contenti, sta sempre meglio e viene da un lungo periodo, quindi l'importante è che sia con noi anche, insomma, è già, ha giocato domenica, quindi è pronto per giocare anche dall'inizio. Ciao mister, visto che il Cagliari dovrà fare partita chiaramente per vincerla, considerato che comunque ha dei difetti, magari soprattutto in fase difensiva, è un'ipotesi quella, non dico di attaccare il Cagliari, ma giocare di una partita di grande personalità anche per no, far vedere quello che effettivamente magari può dare il Verona, cioè, capito cosa voglio dire? Magari giocare sull'insicurezza del Cagliari, hai pensato anche a questo? Beh, non so che tipo di partita verrà fuori, è chiaro che loro devono vincere, sanno che non è che si vince andando all'assalto così scriteriatamente, credo che quello che il cambiamento, quello che magari voleva dire prima, è una squadra un po' più equilibrata di quello che poteva magari essere prima quella di, diciamo, dico così, ecco, poi non conosco, bisogna conoscere meglio dentro, io so che noi dobbiamo fare una partita di sostanza, di grande attenzione, è chiaro che tenere ben presenti quelle che sono le loro qualità e cercare di mettere in mostra le nostre, che al di là di tutto, però c'è sempre il risultato. Noi dobbiamo assolutamente cercare il risultato in tutti i modi possibili. Tecnicamente, credo, non fisicamente, è in ballo anche la posizione di mediano a destra, non so, penso a Isala, a Yubadi, a Ionita. Beh, in ballo l'importante è averli, poi la partita è lunga, c'è spazio come è stato domenica, anzi abbiamo avuto i cambi importanti durante la gara, così credo che sarà come questa gara qui, adesso in linea di massima 7-8 undicesimi li ho nella testa, per altri 2-3 aspetto domani, e attraverso anche quello che sarà il responso del medico e tante altre cose, però al di là di tutto quelli sono, al di là dei ruoli che vanno a ricoprire, sono giocatori importanti perché insomma, per tanto tempo non li abbiamo avuti, anche per me insomma, ho ampia scelta ed credo che sia giusto così, ecco.